Buongiorno a tutti e benvenuti a questo corso Produrre risorse con H5P, Tundu, Prezi, Apowersoft e Atavist. Si tratta di un corso che è erogato in collaborazione da NOKEI, un ente accreditato al MIUR per la formazione, e da AICA, che è l'Associazione Italiana per l'Informatica e per il Calcolo Automatico. Con questo corso intendiamo proporre agli insegnanti che partecipano di imparare a utilizzare una serie di strumenti web per la produzione di risorse didattiche in un contesto che è quello di nuove metodologie didattiche, per esempio quella della Flipped Classroom, e non solo di imparare a produrre risorse, ma di imparare gli strumenti che possono poi insegnare ai loro studenti per produrre risorse didattiche. Bene, questo perché? Perché, come ci dice il Piano Nazionale Scuola Digitale e come già molti ci dicevano prima di quello, il digitale può essere un fattore importante di cambiamento della scuola, di cambiamento in particolare della didattica, di adeguamento a quelli che sono nuove esigenze, nuove richieste da parte degli studenti, ma anche da parte della società e del mondo del lavoro. Allora, vi proporrei di partire in questa presentazione del corso da alcuni elementi, diciamo, di carattere generale, di considerazioni di carattere generale. Questa è un'aula del primo Novecento. Che sia del primo Novecento e non del secondo Novecento lo si individua sostanzialmente dalla tipologia di banchi, perché per il resto la struttura dell'aula e le tecnologie utilizzate sono rimaste uguali fino alla fine del Novecento e per molti aspetti fino ai nostri giorni. La struttura dell'aula è un'aula in cui gli studenti sono rivolti verso la cattedra e verso la lavagna, quindi verso l'insegnante che ha il ruolo di trasmettitore di conoscenze, di dettare i diversi passaggi dell'attività didattica che gli studenti devono seguire. È un'aula con molte tecnologie, spesso non le chiamiamo tecnologie perché sono quelle all'interno delle quali siamo cresciuti, la carta stampata, gli strumenti per scrivere, strumenti come le carte geografiche, il mappamondo, poster attaccati ai muri, ma sono appunto tecnologie, come tecnologia la cartella, come tecnologia il banco stesso, sicuramente la lavagna, il gesso e quant'altro. Bene, vediamo un attimo delle immagini di classi di aule di oggi. Le aule di oggi possono essere molto simili, identiche, magari con l'unica differenza della fattura dei banchi, alle aule novecentesche. Le stesse tecnologie e la stessa struttura, tutti i banchi rivolti verso la cattedra e la lavagna. Possono mantenere, come nella figura di destra, la stessa struttura, ma essere fornite di tecnologie. In questo caso la lavagna non è più una lavagna d'Ardesia, ma è una LIM, una lavagna interattiva multimediale. Gli studenti potrebbero anche avere dei portatili o dei tablet sul loro banco, ma la struttura appunto rimane quella. Invece nella figura in basso abbiamo non soltanto una evidente presenza accanto a tecnologie tradizionali, delle tecnologie digitali, si vede un grande monitor, prevedibilmente una LIM, ma si vedono anche i monitor dei tablet. Si vede che non c'è più la cattedra, ma ci sono, e non ci sono tutti i banchi rivolti alla cattedra, ma ci sono delle isole su cui gli studenti stanno lavorando individualmente o collaborando fra di loro. Spesso e volentieri sono banchi,
è il modello delle cosiddette classi 3.0 che si possono facilmente e agevolmente spostare per passare da una configurazione all'altra, da gruppi di lavoro a altri gruppi di lavoro, di momenti rivolti allo schermo più grande in cui l'insegnante o uno studente presenta delle cose, a momenti invece di lavoro individuale o come nell'immagine di lavoro di gruppo. Ecco, questo modello è un modello in cui sono evidenti due cambiamenti: la presenza delle tecnologie digitali e la presenza di un setting d'aula variato, ma che corrispondono a una variazione molto più grossa dal punto di vista pedagogico. Il modello non è più quello trasmissivo dell'insegnante che racconta la lezione, interroga gli studenti, indica momento per momento che cosa gli studenti devono fare, ma piuttosto c'è una maggiore autonomia degli studenti nel lavorare nella cosiddetta flipped classroom, la classe rovesciata. Il momento dello studio è demandato è quello da fare a casa usando magari video tutorial e a materiali didattici preparati dagli insegnanti o disponibili in rete, mentre il momento della classe è un momento di discussione collettiva o di lavoro in gruppi. Perché questo modello, che non è vero che non fosse, ci fosse nel Novecento, perché esistevano allora le classi montessoriane basate sull'attivismo pedagogico, ma perché questo modello, che allora era un modello sostanzialmente minoritario, diciamo oggi che deve essere generalizzato? Perché c'è una richiesta di competenze del XXI secolo che sono in grossa misura differenti da quelle precedenti. Vedete, in questa tabella di uno studio New Vision for Education, Unlocking the Potential of Technology, del World Economic Forum, vedete che vengono individuati tre filoni: le foundational literacies, le competencies e le character qualities. E fra le foundational literacies, cioè i fondamenti di conoscenze di base che tutti devono avere, ho messo in evidenza la ICT literacy, quello che diciamo la competenza digitale, il sapersi muovere con gli strumenti e negli ambienti, con gli strumenti digitali e negli ambienti web. Bene, sicuramente un modello di classe in cui gli studenti usano quotidianamente le tecnologie favorisce, fra l'altro, lo sviluppo da parte degli studenti di questa ICT literacy, che non viene lasciata al momento individuale del gioco, del tempo libero e così via, ma diventa parte costitutiva della scuola. Ma per parlare piuttosto dell'aspetto di modello pedagogico, a cui corrisponde anche un diverso setting d'aula, le competenze. Vedete che fra le competenze che vengono considerate indispensabili ci sono critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration. Allora, è certo che anche nella scuola novecentesca gli insegnanti lavorassero allo sviluppo del pensiero critico dei loro studenti. Però il pensiero critico era fondamentalmente affidato a un momento di rielaborazione personale, al momento del lavoro a casa, mentre lo stimolare la discussione, il lavoro di gruppo all'interno della scuola può lavorare meglio e su tutti gli studenti perché sviluppino questo tipo di competenze. Ma sicuramente la scuola novecentesca non stimolava particolarmente la creatività, tranne forse in alcune discipline come il disegno, ma
in momenti didattici in cui appunto la classe non era centrata sull'insegnante, ma agli studenti veniva chiesto di fare direttamente. Ecco, la creatività si può sviluppare e si può puntare a svilupparla quanto più si lascia allo studente la facoltà di, sulla base di una serie di indicazioni dell'insegnante, fare, cercare di produrre qualcosa e collaborare con gli altri nel fare, nel produrre qualcosa e comunicare con gli altri e comunicare poi a tutto il gruppo, a tutta la classe, all'insegnante i risultati del proprio lavoro che permette di sviluppare anche quelle altre due competenze, collaborazione e comunicazione. Infine, quelle che qui vengono definite le qualità caratteriali, che in altri documenti europei vengono definite le attitudini, dove si dice per esempio che la competenza è costituita dal saper mettere in pratica le conoscenze, le abilità e le attitudini. Ecco, quali sono le attitudini, le caratteristiche che le persone dovrebbero sviluppare per essere adeguati alla società del XXI secolo? La curiosità, l'iniziativa, la tenacia nel portare avanti un compito, l'adattabilità, il saper sviluppare, quando si dice leadership, capacità di dirigere gli altri, promuovere delle attività degli altri, ma anche saper accettare la leadership di altri nello sviluppo di un certo lavoro, la coscienza sociale e culturale. Anche queste si possono sviluppare molto di più in un contesto in cui si chiede agli studenti di fare, di produrre, di collaborare, di inventarsi qualcosa, di perseguire delle proprie passioni, che non in un modello accentrato dirigistico come la classe novecentesca. Ecco, allora è in questo contesto che noi vi proponiamo questo corso, in cui parliamo brevemente di metodologie didattiche, ma poi soprattutto vi suggeriamo, vi proponiamo una serie di strumenti, software, ambienti web che possono essere utilizzati da voi per preparare materiali didattici, che possono essere utilizzati dagli studenti per produrre i propri elaborati, che possono essere utilizzati all'interno della classe nel momento accentrato, nel momento dei gruppi di lavoro. H5P, Atavist, Tundu, Prezi, a PowerSoft. H5P è un ambiente web che permette di creare esercizi con immagino video interattivi e con quiz. Un'immagine vale, si dice, più di 1000 parole. Esercizi con le immagini possono aiutare a fissare meglio una serie di concetti. Sicuramente il fatto di fare esercizi a seconda della disciplina e quant'altro comunque serve a fissare i concetti, ma attenzione, lo dico per questo strumento, lo dirò anche per altri, non si tratta tanto e solo di strumenti che l'insegnante che deve usare per produrre materiali per i propri studenti, ma anche e forse soprattutto di strumenti da proporre agli studenti perché siano loro stessi a produrre risorse, elaborati, esercizi per i propri compagni, eccetera, perché questa è proprio un'attività in cui poi le conoscenze si fissano, le abilità si sviluppano e facendoli si sviluppano anche quelle caratteristiche personali, quelle attitudini che dicevamo. Un secondo software che vi proponiamo si chiama Atavist. Atavist serve per aggregare risorse in pagine web multimediali per produrre una serie di testi arricchiti di video e immagini, quello che potremmo dire un ebook, anche se quando si parla di ebook
alle volte si parla di ciò che è prodotto in formato EPUB e Atavis non sviluppa in formato EPUB, ma solo in formato pagine web. Molto, molto utile questo per tutte le attività di storytelling. Sempre per lo storytelling, un altro strumento che vi proponiamo è Tundu, che è uno strumento che serve a produrre dei fumetti. E i fumetti possono anche essere il modo di raccontare, cioè sono sicuramente il modo di raccontare una storia, ma questa storia può anche essere non una storia di fantasia, ma il resoconto di un'esperienza, di aspetti di storia, di letteratura, anche di matematica, di scienze e quant'altro. È uno strumento come gli altri di libero uso nel web. Gli strumenti che vi proponiamo sono tutti strumenti che possono essere usati liberamente, spesso e volentieri ne esiste magari una versione a pagamento che ha una serie di funzioni in più, ma Tundu come quelli ha una serie di aspetti che possono essere usati liberamente da tutti, possono essere usati nel momento in cui si è a scuola, nel momento in cui si è a casa, possono accedere gli insegnanti, possono accedere gli studenti. Un altro strumento molto diffuso e presi, perché nella didattica sono molto diffuse le presentazioni, da questo punto di vista è uno strumento come PowerPoint o Keynote o lo strumento presentazione di Google Drive. Prezi ha una serie di caratteristiche che gli permettono di produrre presentazioni animate e comunque è anche questo uno strumento che è su web e su web vuol dire, e lo dico per questo, ma vale anche per gli altri, che i risultati possono, quanto prodotto può essere condiviso e quindi reso facilmente visibile dagli studenti, da tutti i propri compagni di classe, in classe, accessibile da qualsiasi computer. Infine, l'altro strumento che vi proponiamo è Apowersoft. Apowersoft è il software per produrre video di lezioni con il quale io sto in questo momento producendo appunto questa video lezione. Il corso è costituito dunque da una serie di proposte di risorse didattiche, generalmente video tutorial che illustrano questi software. La proposta è quella di imparare a usarli. Ci sono una serie di ambienti di discussione, in particolare un forum di carattere generale, confrontiamoci e condividiamo qui le nostre esperienze in cui discutere generalmente di tutti gli aspetti metodologici e quant'altro, invece dei forum tematici, Helpdesk, HC5P, Atavis, Tundu, Prezi, Apowersoft, in cui interagire con i tutor che saranno sempre presenti, o anche con gli altri corsisti per porre domande e quant'altro. È prevista una elaborazione di risorse didattiche da parte del docente per completare il percorso avendo l'attestato finale. È necessario progettare e realizzare un micro percorso didattico in una logica flipped classroom EAS, episodi di apprendimento situato, lo trovate nella parte delle metodologie, creando una serie di risorse didattiche da utilizzare in questo percorso. Vi proponiamo di usare i quattro software H5P, Tundu, Prezi, Apowersoft per produrre delle risorse che facciano parte di questo progetto e di usare il quinto software che vi proponiamo, Atavist, per aggregarle all'interno di un percorso di cui esplicitare anche gli obiettivi e le istruzioni per lo svolgimento. Cioè vi proponiamo di produrre del materiale didattico da usare direttamente con le classi, con i vostri studenti. Questo è tutto.
Grazie per l'attenzione e buon lavoro.